Ha fatto molto rumore ieri la decisione del TAR del Lazio di sospendere il decreto ministeriale di revoca per inadempimento relativo alla concessione di A24 e A25 a Strada dei Parchi. Tra le prime reazioni quelle degli oltre 100 sindaci dei comuni serviti dalle due autostrade, che chiedono un tavolo ad hoc e ribadiscono di essere interessati ai pedaggi e alla sicurezza più che all'identità del concessionario. Il coordinatore del Comitato dei Sindaci Abruzzesi e Laziali, Velia Nazzarro, è infatti già al lavoro per ribadire ai tavoli di Camera e Senato le richieste che arrivano dai territori. Il nostro interlocutore è il governo, dice, e dai rappresentanti istituzionali pretendiamo certezze su tariffe e pedaggi. Diverse anche le reazioni della politica, tra chi teme il braccio di ferro giudiziario, chi frena gli entusiasmi e chi condivide l'operato del governo del TAR. Per il Partito Democratico le priorità restano la salvaguardia dell'occupazione, gli investimenti e l'abbattimento dei pedaggi per i cittadini. Ora bisogna lavorare insieme a una proposta che assicuri innanzitutto gli investimenti e le manutenzioni capaci di gettare le basi di un rilancio di quella che è la più importante arteria di collegamento su terra fra l'Abruzzo e i corridoi nevralgici verso il Tirreno e la capitale, dichiarano il segretario regionale PD Michele Fina e i consiglieri regionali eletti, parlando di una priorità al di sopra del contenzioso che inevitabilmente nascerà dalla decisione del TAR. Per Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, siamo al primo atto di una pericolosa querela giudiziaria. È una situazione ovviamente che crea grandissimi grattacapi e che noi speriamo che possa trovare una definizione in tempi brevi. Sappiamo tutti che quando c'è una vicenda giudiziaria le cose si dilatano e quindi questo potrebbe creare tantissimi problemi. Noi, l'abbiamo detto già in tempi non sospetti, ci battagliamo e facciamo tutti i giorni la nostra presenza politica per affinché gli utenti abruzzesi siano avvantaggiati da un punto di vista dell'economia, del pedaggio, dalla sicurezza delle infrastrutture e dell'economicità, e vogliamo chiarezza. Il pasticcio che ha provocato il Ministero sta creando e crea probabilmente tantissimi disagi e tantissimi problemi. Chiediamo che il ministro Giovannini venga in aula per un'informativa urgente sulla revoca della concessione a Strada dei Parchi, dichiara Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva. Come previsto, inizia ora una lunga battaglia legale, di cui la sospensiva del TAR è solo il primo round. Intanto, cosa succederà con la battaglia legale, quanto costerà e che ne sarà dell'Abruzzo e degli utenti, restano per D'Alessandro interrogativi ancora da chiarire. Nel mezzo, naturalmente, ci sono i lavoratori, che non hanno ancora chiaro il proprio futuro e restano in attesa di conoscere chi sarà il proprio datore di lavoro tra ANAS o Toto.